Se avete dei blocchi di carta tipo questo, con i fogli liberi attaccati solo nella parte superiore, ma vi siete accorti che quando dipingete sopra questi fogli con il colore ad acqua, ad esempio ad acrilico, il foglio tende ad imbarcarsi? Così, come vedete, è accaduto a questo lavoro, dove la carta non riesce più a stare in piano. Gli angoli si sono sollevati e sotto le mani risulta tutto ruvido e accartocciato. Vi consiglio di utilizzare questo sistema. Bloccare i fogli tutto intorno, perciò prendete della colla vinilica e con il dito spalmatela tutto intorno alla carta, tenendo i fogli ben stretti tra loro. Fate in modo che i bordi di ogni foglio aderiscano al foglio precedente e a quello successivo. E questo fatelo per tutti e tre i lati sciolti dei fogli, cioè la zona che non è attaccata. Quando dipingerete, la carta tenderà a imbarcarsi, ma essendo bloccati come in un telaio, rimarranno fermi. Quando avrete finito di dipingere e la carta sarà perfettamente asciutta, mi raccomando, deve essere perfettamente asciutta, altrimenti si imbaccherà dopo che l'avrete staccato, utilizzate un taglierino. Con la punta del taglierino penetrate appena sotto il primo foglio e poi con calma, trainando il taglierino, riuscirete a staccare il foglio superiore da tutto il blocco inferiore. Potete staccare il foglio completamente oppure tenerlo attaccato solo nella parte superiore. In questo modo potrete sfogliare il vostro album. Ed ora un po' di pubblicità. State vedendo le copertine degli album e delle raccolte di disegni che ho pubblicato. Se volete informazioni sull'acquisto di questi album e volete vedere i disegni contenuti, vi lascio il link qui sotto al video.